Benvenuto a questa nuova edizione di Ability News. In previsione del varo di una legge europea sull'accessibilità, i leader del vecchio continente si sono riuniti nel Forum europeo della disabilità per poter discutere sui problemi che si dovranno affrontare per gli oltre 80 milioni di cittadini europei colpiti da disabilità. Attorno al tavolo erano presenti il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento europeo con Herman Van Rompuy, Presidente del Consiglio europeo, e Viviane Reding, Commissaria europea per la giustizia, insieme a rappresentanti di tutte le principali organizzazioni che si occupano di disabilità in Europa. L'Unione europea deve prestare particolare attenzione, ha affermato Barroso, alla situazione dei disabili. La strategia europea in materia di disabilità ha stabilito un programma ambizioso per i prossimi 10 anni. L'Europa unita mantiene il proprio impegno volto ad offrire ai disabili la possibilità di esercitare i loro diritti di partecipazione piena alla vita sociale ed economica. È stato inoltre ribadito che, soprattutto in tempo di crisi, occorre raddoppiare l'impegno per sostenere le categorie più vulnerabili che rischiano di essere colpite severamente dal clima di austerità. Nel 2012 la Commissione europea si è impegnata a presentare questa legge che dovrà garantire parità di accesso a tutti i cittadini disabili di tutti i paesi, su un terreno di parità con gli altri, dall'ambiente fisico ai trasporti, dai servizi di informazione alle comunicazioni. Sono stati recentemente scoperti dalla Guardia di Finanza di Napoli una serie incredibile di falsi invalidi. Con telecamere speciali, anche notturne, hanno ripreso ciechi che passeggiavano leggendo, invalidi motori che uscivano da uffici postali camminando dopo aver ritirato la pensione o paraplegici che salivano tranquillamente in tram. È uno scandalo che va combattuto con determinazione e che danneggia non solo i veri invalidi, ma anche l'economia nazionale, ora in grave crisi. Nella sola provincia di Napoli è stato accertato che una pensione su tre è versata ad un invalido. In Campania vivono infatti 500.000 invalidi del lavoro, circa un ottavo di tutti gli invalidi d'Italia. Le cifre che provengono dall'osservatorio sulle pensioni dell'INPS illustrano una situazione al limite del credibile. Considerato il numero complessivo degli abitanti, è stato calcolato che 11 persone su 100 intascano una pensione di povertà o di inabilità e solo 8 persone su 100 ricevono una pensione frutto dei contributi versati. Un'autentica vergogna che chi ne ha la facoltà deve reprimere con la massima severità e con la revoca immediata. Ed inoltre sarebbe auspicabile un'esemplare condanna per tutti quei medici e responsabili sanitari che hanno avallato questi falsi stati di invalidità. Si chiama fascicolo sanitario elettronico ed è un'idea scaturita lo scorso anno durante un seminario della Fondazione Zancan e Paideia. Si tratta di uno strumento molto semplice e pratico, ma in grado, in particolari occasioni, di salvare la vita. Il tutto contenuto in una chiavetta USB che racchiude tutte le informazioni personali e sanitarie utili per intervenire con tutte le conoscenze di causa nei momenti di emergenza su tutte le persone con disabilità complessa. Dall'elaborazione teorica, il centro Speranza di Frattatodina in provincia di Perugia è passato alla realizzazione pratica. Per la sperimentazione sono stati progressivamente dotati di questo strumento 67 disabili presi in carico dalla struttura, bambini, adolescenti e adulti dai 3 ai 50 anni. È un'esigenza partita dai genitori, sottolinea Gianfranco Castellani, responsabile medico del centro Speranza, che, affiancato da 2 collaboratori, sta mettendo da tempo i dati, compilando schede, parlando con le famiglie, facendo scanning di referti medici, documenti sanitari, prescrizioni specialistiche, registri cronologici dell'evoluzione di patologie. È un'iniziativa di grande utilità che viene ora sperimentata per la prima volta con persone in condizioni di disabilità, ma che nel tempo sarebbe utile e ragionevole poter estendere a tutti i cittadini italiani da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Sarebbe forse la prima volta che uno strumento creato per le persone disabili venga poi utilizzato per il resto della comunità nazionale. Uno strumento quasi banale per la sua semplicità, ma in grado di risolvere in pochi secondi problemi di logistica sanitaria a volte insuperabili per interventi di emergenza nel campo della disabilità. Sfilano le donne in carrozzina. Qualche giorno fa, in un noto albergo della capitale, alcuni prestigiosi stilisti hanno messo a disposizione le loro collezioni e la loro fantasia per una straordinaria passerella dedicata a speciali modelle.
Oramai sono sempre più ridotti i campi dove le persone con disabilità non siano presenti. In questo caso, l'eleganza, la raffinatezza e la bellezza sono state al servizio della disabilità. Con questo spirito si è svolto l'insolito evento che ha visto partecipare un pubblico delle grandi occasioni, affiancato da telecamere, fotografi e giornalisti per documentare quanto è avvenuto in passerella. Nel backstage, come in tutte le sfilate, il lavoro di truccatori, parrucchieri e assistenti di scena è stato particolarmente affannato. Ma alla fine tutti soddisfatti. Il messaggio che gli organizzatori hanno voluto trasmettere è che ogni donna, disabile o meno, ha il diritto di valorizzare la propria bellezza, qualunque sia la sua condizione, ripristinando autostima, coraggio e autodeterminazione. La toga è stata cucita su misura per evitare i raggi della sua sedia a rotelle e anche il copricapo dei laureati è stato adattato per l'occasione. Claudio Imprudente, noto giornalista e scrittore affetto da una grave lesione cerebrale, ha ricevuto una laurea d'onore durante una cerimonia che si è svolta a Rimini. Luigi Guerra, preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna, ha voluto sottolineare come Claudio, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione, abbia sempre espresso il suo impegno non egoistico, ma solidale, verso tutti i disabili e i portatori di handicap. Questa laurea, ha detto Claudio Imprudente, è un segnale importante, non tanto per me, ma per le persone che rappresento. Mi auguro soprattutto che possa dare fiducia a tutti quei genitori che combattono quotidianamente per garantire un'educazione migliore ai loro figli sfortunati. Questa laurea è riconoscimento per gli enormi sforzi che Claudio Imprudente ha compiuto e continua a compiere per diffondere una cultura diversa della disabilità e per essersi assunto il compito di dare voce, visibilità e dignità a queste persone. Claudio Imprudente è il presidente del Centro Documentazione Handicap di Bologna e direttore editoriale della rivista H Parlante. Con questa notizia termina l'edizione di Ability News. Arrivederci alla prossima settimana.